Buongiorno a tutti, sono Camilla e sono un'educatrice del Bioparco Zoom di Torino. Come tutti voi sono costretta a rimanere a casa in questi giorni un po' surreali. E non so se avete notato anche voi, ma la natura si sta un po' riprendendo il suo posto. Mentre noi siamo tutti costretti a stare qui tra le nostre quattro mura, la natura si è un po' ripresa e comincia a respirare. Ecco, cerchiamo di non dimenticare tutto questo una volta che questo periodo un po' surreale sarà appunto finito. Una cosa che possiamo fare noi da casa nostra è cominciare a utilizzare delle cose un po' meno aggressive per quanto riguarda l'ambiente per poter fare le nostre faccende quotidiane. Questo ci permetterà anche di non dover uscire continuamente da casa per andare al supermercato, cosa che tra l'altro è assolutamente vietata, quindi mi raccomando, il meno possibile. Allora, a me per esempio in questo momento manca la pastiglia per il lavastoviglie, quindi cosa posso fare? Cosa posso utilizzare al posto della nostra pastiglia del lavastoviglie? Ho a casa del bicarbonato di sodio, quello che vi conviene sempre avere in quantità industriale perché serve per tantissime cose che potete fare appunto a casa, del comunissimo sale da cucina, quello fine, e poi prendo un limone. Allora, è semplicissimo. Taglio il mio limone. Prendo un cucchiaio come dosatore e ci metto un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Un cucchiaio, anzi mezzo cucchiaio, scusate, di sale da cucina e un cucchiaio di limone. Ok, mischio tutto, sentite già come friggia. Era una specie di pappetta un po' densa, non deve essere troppo liquida, altrimenti vi scapperà via dalla vaschetta. La metto nella mia vaschetta della lavastoviglie. Faccio partire il ciclo normale. Aiuterà sicuramente un po' nelle faccende domestiche, ma soprattutto a salvare il pianeta. Mi raccomando, non utilizzate mai invece l'aceto, perché l'aceto, per quanto venga appunto pubblicizzato molto come aiutante appunto per le faccende domestiche, però è molto pericoloso per gli animali acquatici. Detto questo, vi saluto, alla prossima!